Del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale di rappresentanti di Feder Distribuzione nell'ambito della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saluto la Presidente Serracchiani e i colleghi della Commissione Lavoro che sono collegati da remoto. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al Presidente Claudio Gradara, al quale chiedo con la massima gentilezza di mantenersi entro i 10 minuti in modo tale che possiamo far intervenire i colleghi deputati. Grazie. Grazie a voi, saluto i presidenti e gli onorevoli deputati. L'argomento indubbiamente è vastissimo, quindi per le considerazioni più di dettaglio rinvio al documento che abbiamo inviato qualche ora fa. Mi limiterò ovviamente alle considerazioni principali. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, a nostro avviso, risponde ed è coerente alle linee di indirizzo dell'Unione Europea. Le risorse ovviamente sono ingenti, ma l'obiettivo deve essere la trasformazione strutturale del sistema socio-economico nazionale. Dal momento che, a parte la crisi che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, il Paese era ormai da un decennio almeno in una situazione di stagnazione, per uscire dalla quale è necessario ovviamente una riconversione profonda del sistema. Non basta quindi tornare dove eravamo, ma l'occasione che abbiamo davanti è unica e irripetibile. Aggiungo che l'orizzonte ovviamente per questo tipo di misure è di lungo termine. Devo però richiamare l'attenzione sul fatto che in questa fase, in questo ultimo anno, alcuni settori, tra cui la distribuzione che rappresento, hanno subito e stanno subendo danni gravissimi, vuoi dalle limitazioni legate alla pandemia, vuoi da un generale deterioramento della propensione al consumo da parte dei nostri concittadini. E quindi, a prescindere dalle misure del piano di ripresa e resilienza, sottolineo la necessità di interventi di sostegno anche di breve termine per consentire alle imprese di superare questo momento difficile e di poter quindi accedere a una seconda fase in condizioni da poter reggere il mercato. Vorrei fare 3 considerazioni di massima sul piano nel suo insieme. La prima è questa: il documento ovviamente identifica i macro capitoli di intervento e distribuisce le risorse. È chiaro che una valutazione più compiuta potrà essere fatta solamente nel momento in cui il piano verrà esploso nei suoi sottoprogetti di dettaglio. In questa fase si può solo dire che tutti i temi sono assolutamente coerenti agli indirizzi dell'Unione Europea e alle necessità del momento. Seconda considerazione riguarda la governance. Il nostro Paese ha sempre evidenziato una storica difficoltà nella realizzazione della spesa e degli investimenti, a maggior ragione quelli di origine comunitaria, con problemi relativi ai tempi di esecuzione e all'efficacia. Di recente sono stati approvati 2 provvedimenti, lo sblocca cantieri e semplificazioni, che però possiamo considerare solo un primo passo nella direzione di una maggiore efficienza. Sicuramente per l'esecuzione di un piano di questa ampiezza ed ambizione serve molto di più per rendere certi i tempi ed effettivi i progetti e la loro efficacia. Quindi probabilmente c'è da intervenire sia sul sistema di regole, ma soprattutto sulla struttura che sarà chiamata alla realizzazione del piano. Terza considerazione, il commercio e la distribuzione che rappresento sono un settore economico di cui si trova poca traccia all'interno del piano. Dico poca perché non escludo di aver perso qualche passaggio, ma mi verrebbe da dire che non è quasi mai citato. È un settore che rappresenta e gestisce le vendite al dettaglio, che sono il 22,5% del prodotto interno lordo, con 3 milioni di occupati, più le filiere e l'indotto collegati, investe circa 10 miliardi all'anno sul rinnovamento delle reti. Quindi una realtà plurale e competitiva, garanzia per il consumatore. C'è la necessità di coinvolgere il settore in questo processo, di coinvolgerlo all'interno dei singoli filoni di intervento, all'interno dei quali ha sicuramente delle esigenze e delle opportunità da offrire. I progetti ci sono, ma nella loro declinazione si dovrà tener conto di questa essenziale realtà economica.
sia per le necessità che essa esprime che per la possibilità che ha la stessa di contribuire con un effetto di moltiplicazione sui risultati che ci si prefiggono. Fra i tanti temi vorrei portare all'attenzione e quindi ricollegarmi a quest'ultimo punto, la grande trasformazione che sta vivendo e che è destinato a vivere il mondo del commercio e della distribuzione in generale. È evidente che il presupposto di un rilancio dei consumi è un po' la base sulla quale poi costruire, ma questo riguarda più le misure di natura congiunturale e più tattica che sono comunque indispensabili. Interventi sui redditi, sulla fiscalità, sull'occupazione e soprattutto sulla ricostituzione di un clima di fiducia dei nostri concittadini, chiaramente condizionati dai tempi e dall'evoluzione della pandemia, ma sono una condizione assolutamente necessaria per garantire un futuro sviluppo. Però quello che vorrei richiamare all'attenzione è la trasformazione che sta avvenendo nel mondo del commercio e che è destinata a caratterizzare i prossimi anni. Le cause sono molteplici. Certamente è in corso un cambiamento delle abitudini d'acquisto. Ci sono delle evoluzioni nella realtà sociodemografica del paese, nei modelli di consumo, ed è entrato in scena in maniera prepotente negli ultimi anni il nuovo canale dell'e-commerce. La pandemia non ha fatto altro che accelerare tutti questi trend e quindi proiettare nell'immediato futuro una sfida di cambiamento ancora più rilevante e più immediata di quella che avremmo potuto attenderci. Tutto questo si coniuga bene con un progetto ed un disegno che vuole in qualche modo riconfigurare il sistema economico nelle sue varie componenti per i prossimi anni. Richiamo alcuni temi che saranno e sono in questo momento necessità del settore. Certamente il settore ha avviato una forte digitalizzazione delle sue attività. Per certi aspetti, soprattutto il comparto delle grandi imprese che io rappresento è già avanti su questo percorso. Ma le esigenze sono in crescita sia per le necessità di relazione col cliente, sempre più necessarie ed evolute, sia per la continua ricerca di efficienza dei processi distributivi. Assisteremo e stiamo assistendo a un forte spostamento dei formati di vendita e quindi intendo delle dimensioni e delle localizzazioni. Tendenzialmente la tendenza che è dettata dalle nuove tendenze d'acquisto del cliente porta a una rivisitazione e a un ridimensionamento delle grandi unità poste fuori dai centri urbani e a una crescita di realtà più piccole, inurbate ed molto spesso integrate con il canale e-commerce. In altri termini, punti vendita e realtà distributive più vicine al cliente, ma nello stesso tempo integrate con i sistemi distributivi digitali. L'e-commerce, come dicevo, è il grande protagonista di questo immediato futuro. Il trend ha accelerato, quest'anno nel 2020 abbiamo registrato una crescita complessiva del 38%, in molti settori ormai rappresenta una quota di mercato intorno al 30% ed è in costante aumento e teniamo conto che esiste ancora oggi un gap fra il nostro paese e gli altri paesi della comunità europea che fa intravedere spazi di crescita ancora più consistenti. Questo comporta evidentemente un forte spostamento di quote di mercato tra il mercato fisico e il mercato digitale, con la necessità di riequilibrare i pesi dei due canali, di ripensare e rivedere il modello del negozio fisico, il sistema logistico a monte, le modalità del rapporto col cliente e di esperienza d'acquisto. Si pongono quindi delle sfide importanti per tutto il settore della distribuzione. Anzitutto siamo di fronte a un contesto di regole fortemente differenziali. Il settore del commercio tradizionale o fisico è un settore iperregolamentato per fatti storici, si confronta con un mondo che per la sua giovane età viceversa si muove all'interno di un contesto di regole molto molto fragili e talvolta assenti. E questo rischia di creare una simmetria competitiva che in prospettiva potrebbe risultare estremamente dannosa. Sicuramente la distribuzione fisica dovrà sviluppare degli investimenti importanti nei prossimi anni,
per crescere nel settore dell'e-commerce, sviluppando sia piattaforme di e-commerce, ma anche tutto quel sistema logistico infrastrutturale che sta a monte dell'e-commerce, che chiaramente non, nel caso di beni materiali non si trasferisce wireless, ma ha bisogno poi di tutto un sistema di delivery a monte. Come dicevo prima, questo genererà un processo di riconversione delle reti, e qui non penso solo alle grandi imprese, ai grandi punti vendita, ma penso all'insieme dei negozi presenti sul territorio. Ricordo sono 650.000 unità in questo momento, con investimenti importanti che possono anche aprire degli spazi di rinnovamento in direzione di una maggior sostenibilità. Noi abbiamo molto spesso delle reti di punti vendita datate che, attraverso un loro rinnovamento e remodeling, potrebbero anche aumentare e migliorare il loro profilo di sostenibilità da tutti i punti di vista. Si pone e si porrà un grande tema di riconversione della forza lavoro, non solo e non tanto in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi, che richiederà un processo di formazione e ricondizionamento delle competenze e delle professionalità. Presidente Gradara, io mi perdoni se la interrompo, devo chiederle se può di avviarsi alla conclusione. Quasi finito. Sì. Gli ultimi due punti fondamentali sono l'impatto sull'immobiliare e sulle città, che peraltro apre delle grosse opportunità sulla rigenerazione urbana. E per finire, l'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture digitali e logistiche. Quindi, in una visione non negativa di questo fenomeno, certamente abbiamo davanti un'opportunità che però va guidata e gestita per cercare di limitarne le indubbie criticità che si presentano e di mettere a valore le grandi opportunità che possono derivare da questo processo. Tutto questo, a nostro avviso, si inquadra bene all'interno di un piano di lungo periodo di riconversione del nostro sistema economico, e quindi è opportuno venga tenuto in maggiore attenzione. Ho concluso. Ringrazio onorevole Moretto, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Gradara per la relazione. Mi riservo ovviamente di leggere il documento che è stato caricato poco fa nella nostra applicazione, che quindi non ho potuto vedere prima, e nel quale magari troverò anche risposta ad un quesito semplice che volevo porre. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare in questa commissione, sia attraverso l'indagine conoscitiva sul commercio, sia ad inizio legislatura per un percorso fatto su una proposta di legge, in diverse occasioni il mondo della distribuzione, e credo che alla luce dei fatti si possa concordare con lei nel dire che molte sfide erano già in piedi da prima, alcune che abbiamo affrontato in commissione mi pare che non siano nemmeno più attuali, perché c'è talmente tanto altro da vedere e da analizzare che non ci sia tempo di restare su vecchi schemi. Io notavo come lei che non c'è nel piano una citazione specifica del settore della distribuzione e delle sfide che questo deve affrontare, nonostante, diciamo, il peso che ha all'interno del PIL del nostro paese. Le chiedo però, nel complesso, ritiene che le sfide e quindi le riforme, gli interventi necessari al vostro settore possono comunque così essere ricomprese nei capitoli che lei citava, della digitalizzazione, della formazione, della rigenerazione urbana come valorizzazione dei centri e nuove modalità anche di distribuzione più vicina al cliente, ma sempre nelle reti più grandi? Oppure ritiene che se si deve fare una modifica, un'integrazione a questo piano, ci sia una cosa sulla quale ci deve essere un riferimento specifico al mondo della distribuzione, quale priorità e urgenza, come le altre, ma in questo momento più specificatamente riferita al vostro settore, al vostro comparto? Grazie. Benissimo, la ringrazio. Ci sono altri che desiderano intervenire? Ok, no. Quindi do la parola... Sì. Sì. E collega, chiedo scusa Presidente, c'è l'onorevole Rossini per intervenire. Sì, prego. Presidente, ecco, le volevo chiedere.
Ecco, Presidente, durante la pandemia uno dei settori fortemente colpiti è stato sicuramente quello dei grossisti e uno dei problemi emersi diciamo, è stato proprio lo spreco enorme di materie prime che sono rimasti nei magazzini proprio a causa anche della chiusura dei ristoranti e del non utilizzo proprio di cibo, è andato veramente perduto una mole enorme di materie. Chiedo, da questa situazione è emersa una necessità di intervenire sul sistema dello stoccaggio e anche da un punto di vista di tecnologie, di proprio pensando al futuro, pensando a un avanzare anche dell'e-commerce e quindi di una diversa distribuzione, ma anche di tempi diversi nella distribuzione. Grazie. La ringrazio. A questo punto do la parola, se non c'è nessun altro che desidera intervenire, al dottor Gradara, al quale dico che abbiamo 5 minuti, siamo un po' stretti coi tempi. Grazie. Dottore, purtroppo non la sentiamo, dovrebbe attivare il microfono. Nonostante l'abitudine ormai. Allora, onorevole Moretto, rispondo sicuramente sì, nel senso che molti capitoli di questo piano possono ricomprendere, anzi direi ricomprendono tutte le esigenze e le sfide che ha davanti il settore. È chiaro che questo è un qualcosa che andrà misurato in quella fase di declinazione del piano, i singoli sottoprogetti che, come dicevo in premessa, immagino e credo dovrà essere fatto nei prossimi passaggi. L'esperienza passata, mi sento di dire, induce a ritenere di dover essere vigili su questo, perché molto spesso il terziario in generale e la distribuzione al suo interno, sentivo le considerazioni anche del collega dei pubblici esercizi prima, non sempre trovano spazio e considerazione ad onta del ruolo e del peso che hanno poi nel sistema economico nazionale. Però direi che i capitoli all'interno del quale inserire i temi, le evidenze e le opportunità che abbiamo messo in chiaro intervento precedente ci sono tutti, l'importante è che poi questo accada. È chiaro che un approccio nello sviluppo del piano che veda coinvolti i settori e le categorie economiche, secondo noi, potrebbe essere di grandissimo aiuto per migliorare l'efficienza e poi anche il processo di esecuzione di questo piano. Rispondo all'onorevole Ossini. Beh, sicuramente il settore dei grossisti o dei cash and carry è stato nell'ambito delle diverse tipologie di attività che stanno al nostro interno quello più penalizzato, perché è quello direttamente collegato con la ristorazione, che sicuramente è stato uno dei settori che hanno pagato di più ancora della distribuzione. Parliamo di un calo di fatturati dell'ordine del 40% che è stato registrato nel corso dell'ultimo anno e anche nel corso dell'ultimo mese. È evidente che di fronte a fenomeni che portano a processi di apertura, di chiusura con tempi molto stretti, è difficilissimo realizzare una pianificazione sia da parte del cliente finale, cioè della distribuzione, che si trova nelle condizioni di dover cambiare in poche ore la sua programmazione, che poi a monte sia nei confronti dei distributori o in grosso, ma anche della stessa filiera agricola. Certamente, quando parlavo di efficientamento del sistema distributivo, che significa anche maggior digitalizzazione dei processi logistici e organizzazione aziendale, è un qualcosa che può andare anche in direzione di una riduzione degli sprechi alimentari. Il nostro è un settore che su questo versante ha investito molto negli ultimi anni. La digitalizzazione delle attività di movimentazione e di operation interne non può che andare a migliorare e a ridurre questo fenomeno. È chiaro che poi di fronte a eventi tipo quelli che abbiamo vissuto è anche difficile gestire l'eccezione all'interno di processi che sono molto pianificati e molto tirati nella loro tempistica.
La ringrazio. Allora a questo punto le mando i saluti della Commissione e le chiedo di inviare gentilmente un contributo scritto in maniera tale che possiamo avere qualcosa di sicuramente aggiornato e puntuale. Grazie ancora. È chiusa la seduta.